Stronzoni adorati, bentornati a un nuovo episodio di Saga a Quattro Mani con i vostri Black e Paco del cinema nella musica di Radio Popolare. Oggi vi andiamo a parlare di una saga veramente divertente. Epica. Un'altra parodia, perché già ci siamo occupati di una trilogia. Sì, è vero. Le parodie, che era la trilogia del cornetto. Però anche questa trilogia è completamente legata, abbiamo sempre gli stessi personaggi in tutti e tre i capitoli. Anche se si potrebbero tranquillamente vedere a cataccio. Sì, tanto. Sì, tanto non cambia nulla. Non frega niente a nessuno. Parliamo una delle più grandi, secondo me, parodie sul genere noir. Sì. Si prende per il culo il grandissimo ispettore Callaghan di Clint Eastwoodiana memoria. Si prende per il culo anche il classico personaggio, l'investigatore del film noir che viene corrotto dalla biondona bella e maledetta. Parliamo di un film pieno di monologhi interiori. Come un cieco in un'orgia mi dovetti fare strada palpando. Stiamo parlando di Frank Drebin, Squadra di Polizia. Una pallottola spuntata. Assolutamente sì, ovvero quello che secondo noi è un po' il capolavoro degli Zucker. Sì, non sappiamo se è il capolavoro, ma è sicuramente una delle parodie meglio riuscite di tutta la storia del cinema. Il 1988 erano freschi dell'Aero più pazzo del mondo. C'era ancora il trio Zaz, ovvero i due fratelli Zucker e Abrams. E Abrams. Con cui poi avrebbero collaborato anche a, appunto, come dicevi tu, l'aereo più pazzo del mondo, a Kentucky Fried Movie uscito in Italia come Ridere per Ridere. Sì, diretto da Landis ma scritto dagli Zaz, mettiamola così. Sì. E poi appunto Abrams da solo avrebbe fatto Hot Shots con Charlie Sheen. Ci ricordiamo qual è il nome del figlio. Il figlio Sheen. Esatto, quello che si è beccato Lights da una porno diva. Ah, sì. Sì. Non lo sapevo. Vabbè. Meglio così, è genuina la risposta. Che sfigato. Stiamo parlando appunto di una pallottola spuntata. Frank Drebin è un super poliziotto ma anche totalmente maldestro. Abbiamo un ricco industriale che però a quanto pare ha diversificato anche il traffico di eroina. Abbiamo O.J. Simpson che non aveva ancora ucciso nessuno, ma quindi poteva recitare, ma lo avrebbe fatto da lì a poco molto probabilmente nel ruolo di Norbert, che sarebbe il poliziotto negro che le prende, che c'è quasi sempre nei film d'azione. Il migliore amico di Frank Drebin, che all'inizio del film sta indagando sul commercio di eroina e ovviamente le prende perché lo scoprono e si ritrovano sul letto d'ospedale in coma. E lo sarà più o meno per tutto il film. E Frank Drebin dovrà indagare appunto su questa cospirazione fino ad arrivare ad evitare l'omicidio della regina Elisabetta, che va a vedersi una partita di baseball. Durante tutta questa serie di gag, perché comunque è un film a sketch veramente surreale, si ride veramente tanto, il nostro Frank Drebin troverà addirittura l'amore. Sì, che non è niente, che è niente un po' di meno che Priscilla Presley, la moglie di Elvis, del re. Quindi la regina in un certo senso. Comunque, come vi dicevamo, una comicità assolutamente demenziale, al limite dello slapstick, anche abbastanza fisica. I dialoghi sono qualcosa che non ha veramente senso. E le rare volte che ce l'hanno, veramente molto raramente, si limitano semplicemente a prendere per il culo le battute che ci sono di default in quel genere di film. E che tra l'altro ha trasformato Leslie Nielsen in un personaggio. In un'icona, in una vera e propria icona, anche perché in realtà lui già faceva film, ha fatto soprattutto Colossal quando era giovane, quando aveva ancora i capelli di un colore. Poi ha cominciato a fare Frank Drebin in tutti i suoi film. Ad esempio, il presidente degli Stati Uniti in Scary Movie 3 e 4 è Frank Drebin. O anche quello che c'è in SPQR. No, SPQR. Che film c'era? Anche sì, c'era SPQR. Però era più stronzo, non era Frank Drebin. Lì faceva era un attimino più figlio di puttana. Però è sempre quello. Ma stiamo divagando. Il secondo capitolo è del 91, una pallottola spuntata 2.5. L'odore della paura. Questa volta c'è di nuovo un intrigo legato a ricchi industriali che si occupano del campo dell'energia. In questo caso vediamo uno che si cerca di investire sul campo dell'energia ecosostenibile o rinnovabile, ovviamente a chi si occupa di altro tipo carbone, petrolio, nucleare, le solite cagate non sta bene,
e cerca di far fuori il poveraccio. Abbiamo sempre Priscilla Presley nel ruolo della femme fatale, che è nonché fidanzata di Frank Drebin. Sì, anche questa volta più che altro si ritrova a lavorare per il cattivo di turno. Lei in un modo o nell'altro fa quasi sempre la segretaria del cattivo. In questo caso vediamo un'evoluzione dei personaggi. Se nel primo Frank e lei si innamorano, qui c'è la crisi, che però poi viene risolta col fidanzamento ufficiale a fine film. Esattamente, per poi ritrovarli sposati nel terzo film. Questo secondo capitolo risulta leggermente peggiore del primo, nel senso che non è memorabile tanto quanto. Esatto, perché non è che sia più brutto, semplicemente non dice niente di nuovo dal primo, quindi è necessariamente inferiore. Già visto in un certo senso. Comunque, per una serata in cui si ride veramente tanto con gli amici, una pallottola spuntata a 2,5 l'odore della paura è sicuramente il film che fa. E non avrete bisogno né di alcol né di stupefacenti. Si ride già così. Poi se ci avete anche l'alcol e gli stupefacenti vi aiuta. Andiamo nel 1994, appena uscito Pulp Fiction, appena uscito Clerks. Questo è il suo preferito, quindi io sì, starò più o meno zitto. Esce Pallottola spuntata 33 e un terzo, l'insulto finale, diretto da Peter Siegel, che è l'esordio, se non sbaglio, se non è l'esordio è uno dei primissimi film che ha diretto. Ma anche lui poi comunque si sarebbe distinto in questo genere di film, ne ha fatti altri, qualcuno ben riuscito, qualcun altro meno. Alcuni fanno proprio schifo, ma vabbè, non stiamo parlando di Peter Siegel. Un buon mestierante, comunque, che qua fa un lavoro abbastanza buono e riesce a sollevare il livello rispetto a due, perché il terzo rimane molto più memorabile, sì, volgare, stupido. Nel terzo si cerca anche di dire qualcosa di nuovo, perché il protagonista in questo caso non è più un industriale impazzito che cerca di far profitto, ma è semplicemente un ex reginetta, anzi, che cercava di diventare reginetta Miss America, non ce l'ha fatta, è tanto rancorosa e vuole assassinare la nuova reginetta. Senza dimenticare che c'è Rocco Dillon. Rocco Dillon, il bombarolo pazzo, che appunto è il fidanzato della sopracitata reginetta di cui stavamo parlando prima, che per ordine di Papschmir deve far saltare per aria la giuria e comunque i presenti alla notte degli Oscar. Sì, con una bomba che sta nel diadema. No, che non sta nel diadema, sì, sta nella busta. Ah, no, è vero, nel diadema è Miss FBI, Miss Detective. Non confonderti le cose. Tra l'altro, sempre su ordine del cattivone che in realtà c'è dall'inizio, ovvero dal primo capitolo, che è Papschmir, che è praticamente in un modo o nell'altro è il mandante dei vari omicidi. Sì, è il Goldfinger di Frank Drebin, che è una specie di signore magrino indiano, strano, il signor Papschmir, che questa volta alla fine di questo film, tra l'altro lui stava sorvolando sopra la notte degli Oscar e gli arriva in un modo o nell'altro la lettera bomba che salta in aria, quindi abbiamo anche la fine di Papschmir. È la fine di tutta la trilogia, con questa esplosione si dà un finale chiaro alla saga. Lo si capiva anche dal titolo, direi, l'insulto finale, certo. Non lasciava spazio a molti altri. Purtroppo però le cose in realtà non sono finite, perché a quanto pare si vocifera che si potrebbe fare un reboot. Spero che ciò non avvenga mai, perché Leslie Nielsen è insostituibile. Anche tra l'altro la serialità per quanto riguarda... cioè in realtà questi film vengono da una serialità, perché appunto pochi lo sanno, ma nell'82 era nato negli Stati da Uniti una serie TV. Police Squad, appunto sempre prodotta dagli Zucker e da Abrams. Con sempre Leslie Nielsen come protagonista, tra l'altro, che era già quello che poi avremo visto in maniera un attimino più approfondita nei film della pallottola spuntata. Quindi questa volta abbiamo il contrario, un film che deriva da una serie TV, in questo caso anni 80. Sì. Anche oggi vi salutiamo dopo avervi parlato di questa bellissima saga, questa volta veramente a quattro mani, ma ridendo, sì. una saga felice. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tutti i sabati dalle 17:35 fino alle 6:30, quasi un'oretta di programma. Potete sentirci anche in replica la domenica dalle 3:30 alle 4:30. Potete seguirci in podcast sul nostro canale Mixcloud oppure direttamente dal sito di Radio Popolare. E se andate sulla nostra pagina Facebook nella sezione informazioni, subito dopo la biografia trovate tutti i nostri social in blocco, seguiteci lì. Sono più o meno tutti, siete più esperti di noi sicuramente dei social. Ci manca giusto Telegram e Snapchat, dai, che tanto non è roba per gente
ci sciacquiamo le palle di base con i social network, questi eravamo costretti a farli, li abbiamo fatti, quindi pigiate tutti i link possibili, sfogatevi, divertitevi, scrivete quello che vi pare, scriveteci codi, film di cui vi piacereste di cui parliamo, scriveteci che vi piacereste di cui parliamo, sì, vabbè, che vi piacerebbe di cui parlassimo, grande, ecco, fatto. E tutto quello che vi pare, iscrivetevi al canale, mettete un like o un dislike, scrivete tutto quello che volete qui sotto, consigliateci cosa mangiare, cosa ascoltare, cosa leggere, quello che vi pare a voi, le solite robe. Ciao stronzi. Ciao stronzi.